torniamo nel prologo, raga, torniamo nel prologo perché ormai è casa nostra, abbiamo fatto così tante volte che mamma mia, raga, mi manca il gubbochetto. Benvenuti in questo nuovo meraviglioso video, siamo qui per fare cose spettacolari, finalmente non con il signor Clinton che ci tortura ogni volta, anche se ultimamente è particolarmente bravo, perché cercheremo, se possibile, salvare il pilota del prologo, se possibile in qualche modo evitare la sua morte. Quindi prima di cominciare mi raccomando un bel pollicione in su e un commento qua sotto con scritto Jerry, raga, con la G o con la J, non lo so come preferite. Qua, rigioca missione prologo, andiamo. Salve signora, come sta? Bravo Michael, come sei espressivo. Signora, salve, chi è che parla con questa voce? C'è uno che sembra, aspetta, c'è uno che sembra il Gabibbo. Si è bloccato il coso. Aspetta, che Brad c'ha la paralisi. Brad, cosa fate? Ma portate la signora dentro, dai. Cosa fanno? Perché sono bloccati? Deve essersi bugato qualcosa. Vabbè, ma per forza, non li mandi dentro. Vai. Leva sta roba. Loro fanno tutta la scena. Esatto, perché non era passato Brad, perché devi dare la precedenza a destra, ragazzi, ricordami sempre questa cosa. Dentro, su, dalla signora. Oh, ti sparo nei piedi, vai dentro. Perfetto, chiamiamo, facciamo l'esplosione, ragazzi, andiamo avanti con questa roba meravigliosa. Oddio, è ritornato l'uomo in bassa qualità. Che è successo? Ti aspetto un attimo. Michael, tu in realtà sei l'omino in bassa qualità. Michael, oddio. Ma cos'è? Cosa sto vedendo? Vai, cambia. Dai, avanti, che devo salvare il bifolco, per favore. Un attimo, prima di andare avanti, voglio vedere se qua il bifolco è già presente. Il bifolco, guardate, ci sono già le striate della strada, ma lui ancora non c'è. Non è ancora presente in questa frazione di mondo. Non esiste ancora e si attiva solo una volta premuto questo meraviglioso bottone. Spero lo vada a premere, che sono... No! Trevor, ti prego, ti sbaghi, per favore. Va bene, ok, raga, noi vogliamo salvare il bifolco. Adesso, mentre loro sparano, noi guardiamo un po' come sta il gringo. Che ancora non c'è. Aspettate un secondo. Raga, cosa sto vedendo? Un attimo. Cos'è? Ma che è questo qua che impenna? Questo che si incastra sotto nella terra? C'è il babbione, lo abbiamo. Io dovrei diventare lui, salvare nel database quest'uomo e tornare nuovamente. Cosa? Fatto ciò, poi posso proseguire con la missione. Chi c'è ancora da uccidere? Matteo, sei ancora vivo? Chiamiamo con Michael e vediamo un po'. Perché andava di là? Si comportano come se ci fosse Caio Perico sotto. Questa cosa è preoccupante dal fatto che possono buggarsi prima di raggiungere il bifolco. Spero non succeda, vedete Brad? Brad, oh, torna dalla squadra. Ma sono loro che scappano. Ma dove va? Li ho forzati a seguirmi, raga. Dovrebbero farlo, in teoria. Devo diventare il bifolco. Aspetta che metto un po' un tempo meno nevoso, perché cioè non si vede proprio niente. Dopodiché mi metto tutte le armi, pistola da combattimento, divento il tizio, salvo nel database e torno lui. Vediamo se si può salvare in qualche modo. Aspetta la squadra. Ma Michael dov'è che devo diventare lui? Aspetta, Michael qua, divento Michael. Ottimo. Dove va? Oh, aspetta! Sta scappando! Fermati! Ma che c***o? Tu fai, Jerry? Mi date una mossa che è scappato Jerry, dai! Io non ho parole. Ma Jerry, ma c'hai il cervello scaduto! Brad dove è andato? Perso Brad, raga. Brad è dentro! Dove cazzo sta andando? Vai qua, dai, per favore. In un certo senso il bifolco si è salvato perché è scappato per i fatti suoi, però non era quello che volevamo fare in questa missione. A sto punto io vado su Trevor, se lo trovo, perché sta scappando. Vieni da me, ok. Spariamo a questi, divento il tizio, database, ritorno Michael. Devo farlo però quando loro sono vicini, se no, raga, è un casino. Lui, diciamo, scappa. Andiamo, venite. Sono entrati loro. Vediamo un po' se li porto vicino alla vettura, se riescono ad entrare. Vai, qua e qua. Cioè, ma devo farlo manualmente. Ora diventa Michael e dovremmo riuscire ad andare avanti in questo modo, teoricamente. Divento lui. Successivamente metto tipo del prologo nel database, ridivento Michael e prima che possa scappare, ci siamo. Ottimo. Loro vanno. Adesso io posso interagire con la macchina. No, con la macchina no. Loro vanno avanti e qua succede la cosa. Ok? Questo è ciò che accade al percorso. Io devo fare in modo... Dove sono andati? Aspettate. Aspetta un attimo, tira via. È già morto. Ok. Il tipo muore in curva. Io devo riuscire a impedire qua che i proiettili possano raggiungere il tizio in qualche modo, ok? C'era un tizio in piedi qua. Jerry c'è ancora. Allora, il bifolco non muore, viene solamente buttato fuori, ma lui in realtà rimane vivo. A questo punto, raga, a questo punto io cerco di mettere qualcosa che possa bloccare. Lui viene ucciso praticamente qua. Teoricamente è un'animazione, quindi non c'entra una mazza. Ma se io prima che lui venisse ucciso, tipo, non lo so, io vado a mettere qua un qualcosa, ok? E prima che possano sparare, io teletrasporto il bifolco a una cosa del genere, tipo. Ma sei bloccato, guardate. Io non potrò smettere di amarti, uomino in bassa qualità. Mi sei mancato. Raga, vi prego, è qua l'uscita. Andiamo da sta parte. Boom! Bravo. Attiva. Madonna Cristiano. Ok. Sparano. Muoiono tutti. Acceleriamo la cosa. Io pensavo di lasciare attivo l'auto kill enemies. Vedete? In questo caso loro come mi vengono vicini crepano. Quindi anche quelli che mi seguono si dovrebbero crepare tranquillamente. Perché c'ho solamente un segnalino? Dov'è coso Brad? Io boh, mi sembra di gestire un circo. Oddio, c'è qualcuno qua dentro. Mi sembra di vedere qualcuno. Andiamo. Ma io ragazzi, mi mettessi il preset di Michael adesso. Vediamo se lui riesce a salvarsi da solo. Metto il preset di Michael nel bifolco e dovrebbe riuscire comunque andare avanti con la missione. Non me lo fa mettere. Dai, vieni dentro te. Devo diventare Michael. Dove va questo a zapparica? Ma che c***o
cazzo stai facendo, Trevor? Red, se non monti su ti ammazzo. Mi serve un oggetto a caso. Ora lo metterò tipo qua più avanti dell'incidente, in modo da avere il bifolco tipo qua. Loro si incidentano più o meno lì, passano sta roba e io ho di nuovo il controllo del mezzo qua. Metti la palla, è bloccata. Mentre siamo in corsa per salvarci, io lo aggancerò alla palla, lui uscirà dal veicolo e si salverà teoricamente. Vai, io sono Michael in questo caso. Eccolo lì, sbloccato. E vediamo un po'. Sono pronto ad agganciare il tizio alla palla. L'ho appena fatto, raga. Lui è dalla palla. No, però non è morto, guardate. Ha 200 di vita, lui è ancora vivo. È lì, vedete, eccolo qua. Lui è vivo. Adesso, raga, farò un'altra cosa. Loro adesso arrivano e io farò una cosa del genere, guardate. Database, rimuovi tutti i veicoli. Voglio vedere cosa succede. Boom, eccola qua. Andiamo, andiamo, andiamo. Diventiamo Trevor, dopodiché, boom. Piercing al piombo per l'uomo. Cosa fa Trevor? Ma in serio, dai. Teniamoci al piano, ma non penso sia stare dietro una cassa di legno, Brad. Come ci sei arrivato qua, Trevor? Divento il bifolco, proprio, raga, nel momento del casino. E mi salvo. Dove vanno a prendere le patate? Oh! È scomparso, Brad. Ti sei fatto 60 metri di campo per cosa? Mi spieghi che cazzo di cervello. Vai in macchina, Brad! Ora io diventerò il tizio e farò tutta sta roba. Cioè, io spero non succeda un disastro. Cioè, teoricamente sì. In pratica non lo so. Prologo driver, Pad, diventa lui. Vado qua. Database, rimuovi tutte le entità, tutte le macchine, tutti i Pad. Non li posso eliminare. Aspetta, Michael, non ce l'ho più. C'è solo Brad. Con sto sorriso da ebete. Ma cos'è? Cosa ho appena visto? Dov'è Brad? Brad è salvo. Brad. Brad è l'unico che non ha eliminato. Elimina Trevor. Elimina Michael. Ma Brad no. Mi arriva Lando. Non arriva. Ma una domanda. Se lui non fosse realmente in macchina, e noi partissimo dalla macchina senza il guidatore. Voglio fare questa prova, raga. Low quality man adesso, come sempre. Oddio, ma così li posso vedere tutti. Trevor, nel campo non ci devi andare, santo Dio. Brad, ma hai paura? Cosa stai facendo? Diventa lui. Spero non vada via, perché se fa come prima che scappa, non è che sia una gran roba. Aggiungi nel database. Ritorno Michael. Ma perché? Tra l'altro sono lui adesso, quindi, raga, voglio uccidermi mentre... Cosa sta succedendo? Sono rimasti loro due, basta. E ho capito. Tu non puoi interagire con lui nel modo più assoluto. Ma se io adesso divento Trevor, anzi divento Michael, metto la mod che elimina tutti i veicoli. Cosa vuol dire? Che se io qua c'ho un Lando, teoricamente dovrebbe eliminarsi. Vado a bloccare il treno in questo modo. Teoricamente dovrei farcela. Gira così. Questi qua, raga, non fanno neanche tempo a spararmi. Teoricamente, vedete, sono già morti. Ok, il treno c'è. Eliminerò tutto quanto e noi saremo di là senza niente. Vediamo. Meno 3, meno 2, meno 1. Vai. Perché non me l'ha tolto? Non puoi togliere Lando. Raga, ma Michael non esiste, è una sacca. Non posso neanche eliminare lui, guardate. Non posso eliminare niente. Becchi anche la valigia. Oddio, è in bassa qualità. Ma si è alzato. Solo in bassa qualità si vede. Ma lui si rialza. Aspetta che si è bloccato Lando. Ma ti fermi. Raga, un attimo, perché qua è successo un disastro. Raga, si è bloccato Lando. Guardali in bassa qualità, che belli che sono. Vai Trevor, corri. Mamma mia. Ma si è bloccato, raga. Abbiamo bloccato dei Lando. Aspetta, chi c'è là sotto? Cos'è sta roba? Aspetta. Chi è che è volato su? Era Michael. Lo sto vedendo. È smontato questo gioco. È smontato. Devo metraglietta, scomo amuletto. Le darei al gattiglio, te lo prometto. Te lo prometto, te lo prometto. Ok. In este tema non mi chiames.